Allora, oggi cambiamo stanza e siamo in sala, in un angolo della sala, perché ho pensato che, visto il tema del video di oggi, era carino cambiare. Tra l'altro, in tantissime mi avete chiesto: facci vedere la sala girata, facci vedere la sala girata. C'è persone addirittura che guardano solo le mie stories perché sperano che prima o poi ve la faccia vedere. Non temete, arriva presto un tour della sala dove vi faccio vedere come ho rigirato nuovamente tutto, perché sai, io ogni 5 minuti devo... se mi annoio devo girare le cose, però sto aspettando che mi arrivi un tavolo che ho comprato, però siccome me lo fanno su misura praticamente devo aspettare 5 settimane circa, e quindi penso mi arriverà verso la fine di febbraio più o meno, e quindi niente, appena mi arriva ve lo faccio vedere. Tra l'altro ho qui sotto bracchetta che cerco di far evitare che vada, vero topa, vero topa, che vada alla finestra, perché sennò attacca ad abbaiare e non ce la caviamo più. Ho già iniziato questo video non so quante volte, perché questa puzzona va sempre ad abbaiare. Vai a cuccia per cortesia, Diana, vai a cuccia. Ma oggi parliamo di arredamento in generale, perché una ragazza mi aveva lasciato un commento sul video di settimana scorsa dove appunto mi chiedeva: ma dove acquisti, quali sono i tuoi siti preferiti, perché non ci fai un video? Allora ho chiesto anche sulle stories se era un tema che vi poteva interessare, e praticamente è stato un plebiscito perché mi avete risposto tutte sì, a parte credo 3 persone che mi hanno detto di no, e quindi niente, oggi siamo qui e parliamo di arredamento. Allora, ho deciso di dividere il video in due parti. Una prima parte dove... però così non ce la possiamo cavare. Cioè, se ti metti pure a fare le puzze mentre giri il video, cioè qui non ne usciamo vivi, eh. Non ne usciamo vivi. Per favore, vai cuccia, ti prego. Topa, topa, sei una topa, sei una topa. Ho perso il filo del discorso adesso. Puoi andare a cuccia per cortesia? Potresti andare a cuccia? Ti prego, per favore, vai a cuccia. Dai, vai a cuccia. Allora, ho deciso di dividere il video in due parti, proprio per evitare di fare un video dove è praticamente un elenco di siti. Quindi, la prima parte vi do qualche consiglio su come faccio io per trovare un'ispirazione, o comunque per avere idee su come sistemare una stanza o che cosa comprare, che cosa cercare, perché comunque arredamento, uffa, apri il cielo, cioè sì, ci sono 500.000 stili diversi, oggetti diversi, quindi perché scegliere un oggetto piuttosto che un altro e una cosa piuttosto che un'altra. Quindi vi dico come faccio io, e poi alla fine vi consiglio qualche sito, che sono i siti dove di solito io vado a controllare per prima. Poi chiaramente non è che compro solo su questi siti qui, però diciamo sono quelli che guardo più spesso. Poi ogni volta capita, se magari sto cercando una cosa specifica facendo delle ricerche su Google, che mi salta fuori un sito dove magari comprerò soltanto una cosa tutta la mia vita, però hanno quella particolare cosa, e quindi niente, vado lì. Quindi adesso partiamo dall'introduzione. Come faccio io a trovare l'ispirazione? Allora, credo tutti, ogni volta che sistemavo una stanza, io bene o male ho fatto quasi, se ho scritto un post dove parlavo di qualcosa legato al sistemare la stanza, e credo che tutti i post siano iniziati con questa cosa. Per prima cosa io vado a guardare su Pinterest, perché Pinterest per me è la versione moderna in un certo senso delle riviste di arredamento, perché lì trovate tutto sostanzialmente, trovate tantissime idee di bricolage. Quindi se volete risistemare una cosa, come poterla risistemare, trovate ispirazioni su stanze, stili, insomma veramente trovate un sacco di cose. Però mi sono resa conto l'altro giorno, perché stavo parlando con mia sorella mi ha chiesto aiuto perché aveva bisogno di una cosa, e gli ho detto: ma scusa, ma perché non guardi su Pinterest? E lei mi fa: sì, ma ci ho già guardato ma non ho trovato niente. Sono andata io, ho trovato il mondo. Quindi mi sono resa conto che forse non tutti sanno come fare delle ricerche su Pinterest che possono essere belle, proficue, redditizie. Allora, vi dico come le faccio io. Allora, per prima cosa io parto dal grande e pian pianino vado al particolare, perché magari, non so, facciamo l'esempio, voglio risistemare la mia stanza da letto. Però, non so che cosa fare, non so neanche che stile mi piaccia, cioè mi piacciono tante cose però non so se possono stare bene insieme. Allora, per prima cosa io faccio le ricerche quasi sempre in inglese, perché
si trovano molti più risultati che non in italiano. In italiano le ricerche sono un po' più limitate, ho notato. Quindi se voi andate con l'inglese avete molte più opportunità, molte più chance di trovare quello che state cercando. Allora, per prima cosa io metto stanza da letto, quindi bedroom. Così, e inizio a vedere quello che mi viene proposto e già lì inizio a crearmi questa board, quindi una board dove inserisco tutte le immagini di camere da letto che mi piacciono, così indiscriminatamente, senza pensare troppo a quello che potrei fare nella mia stanza o tutto quello che io vedo inerente alla camera da letto, io lo metto in questa board. Poi aggiungo magari degli aggettivi, quindi non so, metto bedroom idea oppure bedroom style. Comunque quando fate le ricerche su Pinterest lui vi mette sempre sotto degli aggettivi da poter aggiungere per affinare un po' la ricerca e fare uscire delle nuove immagini. Quindi partendo da questa ricerca generica io in realtà mi riesco a creare già una piccola board che poi dopo quando vado a guardare cerco di trovarci una sorta di filo conduttore, cioè se io vedo tutte immagini dove il colore dominante è il rosa per esempio, dico beh forse quello che sto cercando io, quello che mi piacerebbe mettere nella mia stanza è un tocco di rosa. E quindi a quel punto inizio già a capire un attimo qual è il mio stile, che cosa effettivamente sto cercando, che cosa poter aggiungere alla mia stanza per poter ottenere il risultato di tutto quel mood, quelle ispirazioni che ho trovato su Pinterest e che mi piacciono. A quel punto, facciamo l'esempio sempre della camera da letto con il rosa, che cosa faccio? Allora inizio ad affinare la ricerca, mettiamo, non so, bedroom, pink, mettiamo oppure utilizziamo un colore come per esempio il rosa o magari vediamo un filo conduttore nelle stampe, magari in tutte le camere che mi sono piaciute ho visto che avevano delle stampe sopra il letto. Allora metto print idea oppure non so, i tessuti, c'è tantissimo cotone, c'è tantissimo lino, il rosa è associato al vimini, materiali, quindi insomma cerco di fare una sorta di analisi di quello che istintivamente a me è piaciuto. In quel modo lì continuo la mia ricerca e la affino all'interno di Pinterest. A quel punto che cosa faccio? Cerco di uscire da Pinterest perché molto spesso, cioè anzi tutte le volte, le immagini che voi trovate su Pinterest arrivano da siti di arredamento, blog, siti che vendono oggettistica, e quindi a quel punto quando vedo le cose che mi piacciono clicco sull'immagine ed esco da Pinterest e inizio a guardare quello che le altre cose che ci sono sul sito da cui è estratta questa immagine, perché magari scopro che è il sito di una blogger che ha un gusto che mi piace tantissimo, all'interno dell'articolo dà un sacco di spunti, un sacco di idee su come risistemare la stanza o dove poter comprare delle cose, come risistemare delle altre cose, e quindi inizio a navigare e a cercare tutti i collegamenti che da quell'immagine riesco a trovare. In questo modo riesco proprio ad ampliare tutto, farmi un'idea più chiara di proprio quello che sto cercando. Chiaramente uscendo da Pinterest magari un sito mi porta a un altro sito che mi porta a un altro sito, e anche lì comunque le immagini che vedo che mi piacciono particolarmente le posso poi riportare sulla mia board di Pinterest, basta scaricarvi il pin button che è sul, e quindi salvare l'immagine poi sulla vostra board in modo tale che poi dopo avete di nuovo ordine su Pinterest. Bene, questo fondamentalmente è quello che faccio io quando ho bisogno di ispirazioni. Io sempre, quando voglio cambiare qualcosa di una stanza o anche quando dovevo arredare casa, io mi sono sempre basata su questo, ed è un po' anche quello che faccio quando, non so, voglio fare una ricetta o sto cercando qualche ispirazione generica. Io faccio sempre così, prima per cercare di chiarirmi le idee, perché spesso uno non ha le idee molto chiare o comunque ce le ha però non è consapevole, quindi questo trovo che sia un ottimo processo per schiarirsi le idee. Quindi a questo punto noi sappiamo esattamente che cosa vogliamo, abbiamo capito che vogliamo dare un tocco di rosa alla nostra stanza, che ci piace il lino, che magari è sufficiente cambiare appunto il copriletto, magari possiamo aggiungere un cesto perché abbiamo visto che ci piace molto, dove poter tenere delle riviste oppure magari le coperte o i cuscini, ci piacciono tanto i cuscini sul letto, vogliamo aggiungere delle stampe, quindi abbiamo capito esattamente quali sono i tocchi per poter cambiare
le cose all'interno della nostra stanza. Detto ciò, dobbiamo adesso iniziare a comprare qualcosa, perché abbiamo deciso che vogliamo cambiare lo stile di una nostra stanza e quindi adesso dobbiamo comprare. Allora, il posto più economico dove trovare delle cose per poter dare nuova vita a una stanza con costo nullo, direi, sono le cantine dei nostri parenti. Quindi la casa della nonna, la casa della zia, la casa della mamma, la cantina della mamma, quella cosa che ce l'aveva mia nonna, che però poi dopo lei non la mette più, che la... Perché se noi andiamo a scavare nelle case dei nostri parenti, troviamo un sacco di cose che magari messe insieme lì in uno stile un po' particolare o comunque che noi magari reputiamo un po' vecchio perché ci siamo cresciuti, insomma non gli diamo molto peso, però guardandoli come oggetti di per sé stesso, in realtà sono proprio belli. Io per esempio ho recuperato dei quadri che appunto erano abbandonati nelle varie case che non volevano, cioè che non, a nessuno piacevano più. Ho recuperato delle cassapanche, ho recuperato delle cappelliere abbandonate nelle cantine, ho preso delle cose in ferro battuto tutte arrugginite che ho risistemato, ho ridipinto completamente un mobile che era una roba ghiacciante, stile non so neanche come definirlo, tutto intarsiato, e l'ho reso tutto tinta unita perché comunque la forma era molto bella. Insomma, se noi andiamo a cercare tra le nostre soffitte, case varie, sono sicura che qualcosa riusciamo a trovare. Magari dobbiamo modificarlo leggermente, quindi magari dobbiamo cambiargli il colore, togliergli qualche cosa che lo rende un pochettino, boh, non tanto in stile con quello che ci piace, cambiargli la tappezzeria, però bene o male qualcosina si trova sempre. Una volta che abbiamo scandagliato tutte le soffitte dei familiari e abbiamo trovato quello che ci serve, adesso compriamo. Allora, dove vado io a guardare? Per prima cosa io guardo IKEA. Lo so che può sembrare non è molto figo e non dico niente di nuovo, però comunque IKEA rimane una fonte inesauribile di grandi oggetti, soprattutto a basso costo. Quindi se abbiamo bisogno di qualche scatola, se abbiamo bisogno di qualche contenitore, una libreria, insomma, bene o male qualche cosa lì troviamo sempre. Quindi io un girettino a IKEA lo guardo sempre, ci do sempre un occhio. Tra l'altro su Pinterest si trovano tantissimi anche quelli che vengono chiamati l'IKEA hack, cioè praticamente dei tutorial per trasformare delle cose super semplici di IKEA in dei mobili un po' diversi, più divertenti, magari cambiando i pomelli, dipingendoli, modificandoli leggermente. Quindi comunque anche lì non è male. Poi io cosa guardo? Vado a guardare tutti quei siti dove fanno delle offerte temporanee di vari marchi, quindi non so, magari c'è una marca particolare che fa lampade e per una settimana su questo sito le trovi scontate al 50%. E di questi siti io che monitoro quotidianamente o spesso, sostanzialmente ne ho due. Io guardo tantissimo Buruburu, dove ho comprato tantissime cose, e poi un altro sito che invece è tedesco e che si chiama Monoki, che mi piace anche quello tantissimo. Però un altro dei siti che fa queste cose, che è molto famoso, dove io però non ho mai trovato molto perché ha troppe cose, le cose dove ci sono troppe cose io faccio fatica a trovare quello che mi serve, è Dalani. Anche Dalani ha tantissime oggettistica e tantissime cose da poter trovare e delle offerte a volte veramente super vantaggiose. Solitamente però anche lì, quando guardo in questi siti dove ci sono queste offerte temporanee, io prima di acquistare guardo il marchio e vado a darmi un occhio sul sito del marchio. Quindi intanto vado a vedere se effettivamente è un'offerta che è effettivamente un'offerta, perché a volte non è sempre così. E poi
cerco di vedere se magari lo stesso marchio riesco a trovarlo su altri siti scontato. A volte si trovano delle cose su Amazon invece che costano molto meno rispetto all'offerta, però intanto nell'offerta io ho capito, ho sconosciuto un marchio nuovo e quindi ho potuto sapere che cosa avevo bisogno per poterlo cercare in giro online. Un'altra cosa che faccio spessissimo è quello di magari di guardare anche su eBay, perché soprattutto se stanno cercando delle cose un po' vecchie, un po' di seconda mano, su eBay si trova veramente tantissimo in ottime condizioni e che costa veramente pochissimo. Sostanzialmente quello che faccio io per trovare appunto oggetti da mettere in casa è questo, quindi non è niente di particolarmente strano. Diciamo che utilizzo tantissimo Google. Google è una fonte inesauribile perché appunto tramite vari siti magari vengo a conoscenza di nuovi brand. E prima di decidere dove acquistarli mi faccio un attimo una ricerchina per capire dove convenga maggiormente acquistare, anche perché una cosa che guardo sempre tanto sono anche il costo delle spese di trasporto e il reso gratuito. Quindi magari se noi acquistiamo su un sito vediamo che il prezzo di acquisto magari è inferiore, però dobbiamo pagare le spese di trasporto e il reso non è gratuito, quindi se noi sommiamo all'oggetto che abbiamo acquistato le spese di trasporto, in realtà magari non conviene più poi così tanto. In più, se magari non siamo proprio sicurissimi che quell'oggetto possa stare bene, che quindi magari lo vogliamo restituire, dobbiamo poi anche prendere in considerazione, soprattutto se è un oggetto un po' grande, che poi dopo eventualmente dovremmo spedire indietro il pacco e quindi sarebbe un costo aggiuntivo. Per cui magari preferisco comprare su un sito dove magari lo pago leggermente di più, però so che la spedizione che me la mandano è gratuita e se per caso non va bene lo posso restituire senza dover pagare niente in più. Quindi questo è un altro trucchetto da guardare quando si vuole andare sui siti di arredamento. Bene, e questo di base è quello che faccio io quando voglio arredare una nuova stanza. Non vi ho dato tanti siti perché in realtà è un po' difficile, perché a parte appunto questi due o tre che vi ho detto, dove vado sempre a buttare un occhio per cercare ispirazione o comunque per cercare determinati articoli, poi in realtà io vago molto. Diciamo che vi ho dato più che altro qualche trucchetto per fare le ricerche, per trovare esattamente quello che state cercando e per sapere e scoprire che cosa effettivamente state cercando, che anche questo è molto utile. Poi non scordatevi che a volte ci vuole anche un pochino di fantasia o un minimo di ingegno, perché spesso magari basta semplicemente ridipingere un qualcosa che sia già, cambiargli magari i pomelli oppure appunto cambiare le federe di qualche cuscino, dipingere magari il copriletto, che abbiamo un copriletto di cotone chiaro, non ci piace più, prendiamo la coloreria, lo facciamo diventare blu scuro e già subito ha un altro effetto il risultato della nostra stanza. Quindi a volte non c'è bisogno soltanto di acquistare cose nuove, ma basta semplicemente pensare a come poter modificare quello che abbiamo e vedrete che riuscite a dare un tocco nuovo alle stanze senza spendere veramente tante delle follie, delle cifre alte. Io spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui sotto nell'info box vi lascio tutti i link a tutte le cose che ho citato e tutto quello che ho detto, e anche al mio profilo Pinterest, così se volete sbirciare tra le mie bacheche, anche se io molte bacheche le tengo private perché mi vergogno un po' delle cose che potrei pensare, quindi non voglio che vengano viste. Fatemi sapere se avete altre domande in tema, se volete sapere qualcosa di nuovo che non ho detto durante questo video, che sono super contenta di rispondervi. Magari non vi rispondo proprio subito perché sono un po' lentina nel rispondere ai commenti in questo periodo, però prima o poi arriva la risposta, abbiate fede che prima o poi vi rispondo. Io vi auguro una fantastica domenica come al solito, ci vediamo in settimana sul blog. Settimana scorsa ho pubblicato un paio di ricette, quindi vi lascio anche i link di queste qui, e niente, qua sopra vi lascio anche il link alla sezione del blog dove avevo parlato un po' di tutte queste cose che ho riassunto adesso qui in questo video, quindi se volete dare un occhio buttate, cliccate e andate sul sito. E niente, io vi auguro una fantastica giornata e una bellissima settimana come al solito, e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video sempre qui. Ciao!